pochino vorrei tenervi qui. Il futuro della città di Mantova passa da quello che è stato fatto e da questo concetto che parte il dibattito alla festa democratica, protagonista il sindaco Palazzi. La città che noi abbiamo in questi anni innanzitutto rigenerato, molti spazi resi più belli, più vivibili, riqualificati. Stiamo facendo una lotta durissima al degrado, buttando giù lasciti degli anni 90 che hanno deturpato molti quartieri della città. Stiamo lavorando molto sul tema di una città sostenibile, dalle energie alternative alla mobilità. Stiamo lavorando per una città più viva, il turismo è cresciuto in questi anni molto e questo sono cresciute con esso anche l'economia legata al turismo, dalle stanze agli alberghi stessi, riapre San Lorenzo. Altri punti importanti, il lavoro, 120 posti di lavoro a Valdaro, al polo logistico Rossetto, 89 da Esselunga. Più investimenti sul welfare per aiutare anziani, disabili e persone in difficoltà. Due nuovi corsi di laurea per portare giovani che vivono e studiano nella nostra città, d'obbligo in riferimento alle opere pubbliche. 390 cantieri in 4 anni, quando venivamo da una città immobile, di fatto a 10 anni, questa è la verità, certamente creano anche dei disagi, però insomma le opere pubbliche vanno fatte. Noi abbiamo investito quasi 90 milioni di euro in 4 anni, sono un'enormità rispetto a quanto eravamo abituati. E aver sbloccato il Palazzo del Podestà dopo 7 anni di terremoto è sinceramente un respiro di sollievo, credo, per tutti i mantovani. Impossibile non parlare della questione adesivi e le polemiche sui social. Ciascuno è libero di manifestare il proprio pensiero in libertà, se è rispettoso e se rispetta i valori e anche le regole costituzionali. Dopodiché, quando si fanno dei gesti che imbrattano la città e i costi per ripulirla ricadono su di tutti, bisogna essere anche responsabili dei propri atti. Lo fai, sai che stai facendo una cosa che non puoi fare e non è che ti puoi lamentare se poi c'è un sindaco, un'amministrazione che dice: io credo con buon senso paghi tu i costi, perché dobbiamo pagarli tutti? È rovinato tu e paghi tu. E questo vale da destra a sinistra, non ha colore politico, credo che sia il buon senso per tenere la nostra città in decoro, perché se tutti fanno quel che vogliono, dopodiché non possiamo lamentarci che la città diventa degradata. Lo stesso giorno mi sono sentito dare del comunista e del fascista. Io credo che sia semplicemente buon senso ed è giusto, è il rispetto delle regole.